bilancio di previsione 2016-2018 e allegati. Relazione all'assessore Abate. Allora, prima di entrare un pochettino nel merito della discussione circa il bilancio di previsione 2016-2018, riprendendo quello che l'appello iniziale che faceva l'amico, e non posso dire anche compagno, perché tutto questo è tranne che compagno, Dotoli, circa la prospettiva di questa amministrazione, io volevo dire, no, dicevo, non posso, volevo dire all'amico, ma non compagno, perché tutto posso dire, tranne che compagno Dotoli, tranne che compagno Dotoli. Circa Pasquale, circa la prospettiva a cui facevi riferimento che dovrebbe avere questa amministrazione. Io, per quel che mi riguarda, per quello che è il settore di mia competenza, è di comune intesa e d'accordo con l'amministrazione del sindaco in primis, ritengo che la prospettiva vada individuata proprio nel modus operandi che ha questa amministrazione. E io personalmente, che da quando mi occupo di bilancio, sono stato chiaro nel definire alcuni aspetti salienti. Cioè, ho evitato di pensare che spese certe, tipo le rate del mutuo, le spese per gli stipendi e quant'altro, potessero essere coperte con delle entrate di natura dubbia. Questa è una scelta di natura politica, perché io non sto a dire che chi stava prima non poteva farlo, tant'è che è stato fatto, ma oggi, da un punto di vista politico, stiamo pagando delle conseguenze. Allora, a mio modo di vedere, qual è la prospettiva? È quella di prendersi le responsabilità di quello che uno fa, affrontare la realtà senza mettere la polvere sotto il tappeto e andare incontro a tutte quelle conseguenze che da questo tipo di atteggiamento ne dovessero derivare, fosse anche il dissesto se la Corte dei Conti non dovesse approvare un piano di riequilibrio. Questo è quello che ho pensato io circa il bilancio, e l'intendimento mio condiviso dai colleghi e condiviso in primis dal sindaco. Poi possiamo parlare di tutto, però questa deve essere la linea che connota l'operato mio personale, perché ancora oggi io non riesco a capire come si possa fare per uno che ha fatto, o meglio, non personalizziamo, per chi ha fatto l'amministratore, ha ricoperto questo incarico, di avanzi di milioni di euro, per cui non utilizzando quell'avanzo si va a creare danno alle famiglie di gente che viene mandata a casa, di gente che viene licenziata, di servizi che non vengono erogati e così via. Perché tutti sanno che quelle somme non sono somme che si possono spendere, sono somme che hanno un nome e un cognome, un vincolo ben preciso, e che non possono essere destinate a null'altro che quel vincolo rappresentato dalla normativa. Questo sia ben chiaro, perché poi dopo si può dire e fare di tutto, si possono chiedere confronti, però sui numeri non è che c'è troppo da fare salti nel vuoto, ecco, voli pindarici, parliamoci chiaramente. Personalmente, ancora quando continuo a leggere che è possibile evitare il predissesto vendendo gli immobili del patrimonio, quando per 10 anni non si è intentata un'asta di vendita, ma come si fa a pensare di vendere e introitare delle somme se non si provvede neanche a proporla un'asta di vendita? Come si fa? Voi eravate in amministrazione, lei, caro amico e non compagno Dotoli, era il sindaco, eppure queste cose risultano dai bilanci pregressi. Quando parlavamo di lotta all'evasione, voi non avevate neppure il concessionario della riscossione. Noi la prima cosa che abbiamo fatto la gara per il concessionario della riscossione. Cioè, mi fate capire come fate a recuperare coattivamente delle somme se non avete l'ente predisposto a recuperare coattivamente quelle somme? È una contraddizione in termini. Allora, quando io mi sono insediato con i collaboratori, con i dirigenti, con i revisori, ho fatto presente queste esigenze e ho detto: guardate, cari signori,
questi bilanci per me così non vanno bene, si possono fare, non si possono fare, non mi interessa, ma per me queste cose non vanno bene. Allora qual è la strada? Il riequilibrio, il 243 bis, perché poi possiamo, Ziccardi prima diceva, il consigliere Ziccardi, si poteva raggiungere la transazione con la famiglia Sacco e evitavamo di fare la procedura di riequilibrio. Ma guardate che noi avevamo 28 milioni di euro di debiti che non riuscivamo a fronteggiare, mica un centesimo o solo esclusivamente il debito della famiglia Sacco. Quindi di conseguenza è bene che queste cose siano chiare, evidenziate, non si vada sulla stampa ad infangare, a dire hanno i soldi ma non li vogliono spendere, hanno i soldi ma ci fanno soffrire, hanno i soldi ma non fanno le strade. Guardate che questa amministrazione ha ripianato delle situazioni veramente ataviche in questa città, e una di quelle era proprio quella a cui faceva riferimento il consigliere Pizzarri. La transazione con i Sacco l'abbiamo fatta noi, dopo tanti tentativi esperiti andati a vuoto quando c'erano amministrazioni precedenti, e questi sono dati di fatto. E la mission, e con questo chiudo questo, poi consigliere Dotto lei potrà rispondere come vuole, mi lasci concludere. La mission di questa amministrazione, sindaco in primis, non è quella di fare le cose in funzione di essere rieletto. Io penso che nessuno di noi abbia in animo di fare qualcosa perché poi ci deve essere un ritorno in termini elettorali. La mission che ci siamo dati è chiara, è quella di dire cerchiamo di restituire a questo paese una condizione economico-finanziaria normale, per cui chi verrà dopo si troverà avvantaggiato rispetto a noi che abbiamo dovuto caricarci sulle nostre spalle questo fardello. Se poi chi verrà dopo non sarà in grado di amministrare in maniera, come dire, sobria, positiva, così come stiamo cercando di fare noi adesso, ritorneremo nella situazione che abbiamo trovato noi. Però la mission rimane quella, fare del nostro meglio per restituire normalità ad un paese che aveva vissuto, consentitemi, oltre le più ampie possibilità di sopravvivenza. E con questo chiudo questa cosa che volevo fare come preambolo. Per di più poi vorrei essere confortato, se fosse possibile utilizzare ancora qualche minuto del loro tempo, sia dal dirigente del settore finanziario che dai revisori, che ringrazio ancora una volta, che sono qui presenti, per esprimere anche un giudizio tecnico circa quello che è apparso sugli organi di stampa e che io ho trasmesso loro e a cui ho chiesto anche una relazione per iscritto. Se vorranno anticipare qualcosa, io gliene sarei grato. Detto questo, oggi però parliamo del bilancio di previsione del 2016-2018. Poiché a decorrere dal 2016 gli enti territoriali approvano il bilancio di previsione triennale, quindi è stata soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema, conoscitivo e autorizzatorio. L'elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG per gli enti locali, per missioni e programmi, effettuata l'anno precedente per consentire l'elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva. Quali sono i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni e gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo dei crediti di dubbia esigibilità? La formulazione delle previsioni è stata effettuata per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Per la parte di entrata si è preso in considerazione l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti, che è stata presa in considerazione e che è stata presa alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Il piacere. Tra le spese potenziali rientrano
quelle derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischio di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio, nonché il fondo spese per l'indennità di fine mandatico del primo cittadino. Una voce particolarmente importante, legata appunto all'entrata in vigore delle nuove norme circa la contabilità, è l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi per l'accantonamento per i crediti di dubbia esigibilità e di difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è stato previsto che nel bilancio di previsione sia stanziata un'apposita posta contabile denominata appunto accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno degli ultimi 5 anni precedenti. Tale accantonamento, attenzione, non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto una economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Nel 2016, per gli enti locali, lo stanziamento di bilancio a questo fondo è pari al 55%, quindi a percentuale del 55% circa questi crediti di dubbia esigibilità. Quali sono questi crediti che vengono individuati? Quindi, considerate le esclusioni stabilite dalla legge, sono state individuate le risorse di incerta riscossione, quali la TARI, quindi la tariffa sui rifiuti, le entrate da lotta all'evasione, i fitti attivi, le sanzioni al codice della strada e gli oneri di urbanizzazione. Tutti questi dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni in modo tale da determinare l'importo dell'accantonamento annuale del fondo da iscrivere in bilancio. Venendo al bilancio attuale, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione. In questo modo l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità, accertamenti dell'esercizio in corso, non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari, oppure in ogni caso tenderà ad attenuarli. In definitiva, che cosa chiedo a questo Consiglio Comunale? Che considerato che il decreto di bilancio e l'istituzione della relazione previsionale e programmatica prevista dal decreto legislativo 267/2000, vista la delibera del Consiglio Comunale numero 160 del 29 dicembre 2015 con cui è stato approvato il DUP, vista la propria delibera di giunta numero 132 del 30 aprile 2016 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, dato atto che con delibera numero 134 del 30 aprile 2016 la giunta comunale ha adottato gli schemi di bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati, dato atto anche che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio e dai suoi allegati come da allegata relazione, che contestualmente al deposito degli schemi di bilancio di previsione sono stati resi disponibili i seguenti documenti con finalità conoscitive, che per semplicità non vi elencherò uno per uno, visto anche il prospetto dal quale si evince come il bilancio oggetto di approvazione con il presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2016-2018, si chiede pertanto di deliberare l'approvazione del bilancio previsionale per gli anni 2016-2018 e tutti i relativi allegati adesso concernenti. Grazie Presidente.